da bordo dell'incrociatore Garibaldi, agosto. Come ebbi aperto gli occhi, il bastimento stava ancora muovendo dalla baia della Maddalena. Subito lo scorsi, alla luce del lampadino che passeggiava sull'orlo metallico della cuccetta. No, mi dissi, quella non era una faccia nuova. Ma dove l'avevo mai incontrato? Diavolo, sul Trieste! Ai tempi della guerra, quando zampettava su e giù per le mie coperte con meravigliosa petulanza tutte le sante sere. Era piccolo allora, uno scarafaggetto di minime dimensioni, da confondersi con una formica. Adesso lo rivedevo adulto, magretto a dir la verità, eppure in gamba, di un bel colore biondo, quasi autorevole. Anche lui mi guardò e mi riconobbe. «Ancora vivo?» gli chiesi. «E come hai fatto a cavartela?» Il Trieste fu affondato proprio nelle acque della Maddalena dalle fortezze volanti americane con un paio di sganci. «Un pezzo di legno, un asse», spiegò, «un caso fortunato. Piacere di rivederti, signore». Benché, proprio sotto a noi, le eliche già rombassero con strepito tumultuoso, udivo la sua sottilissima voce. «Ma qui, sul Garibaldi», insistetti, «come sei arrivato?» «Non sono neri e schifosi come quelle delle nostre case, gli scarafaggi delle navi. Appartengono a un'altra razza. Sono più snelli, più chiari, puliti, dimostrano confidenza con l'uomo e l'uomo non gli vuole male. La Marina, è lecito dire, li ha in forza e li chiama fuochisti. Mi hanno anzi garantito, se non è una leggenda, che della stessa specie ci sono numerose famiglie anche sulla terraferma, ma esclusivamente nei comandi e nelle basi della Marina. Fuori dal recinto non vivono. 4 metri più in là, nel magazzino dell'esercito, per esempio, di biondi non se ne trova neanche uno, soltanto scarafaggi usuali, nerissimi, nauseabondi. Ho scelto questo libro di Dino Buzzati, è un libro che raccoglie alcuni articoli che Buzzati scrisse durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre faceva l'inviato del Corriere della Sera a bordo delle navi della Regia Marina. Ce n'è una piccola parte, perché scrisse oltre 200 articoli e qui sono nemmeno il 10%. Buzzati seguì la guerra sul mare, e qualcuno ha detto che la guerra sul mare è costituita da giorni di noia alternati ad attimi di terrore. Io sono molto affascinato dalla commistione, dal fatto che un uomo di montagna come era Dino Buzzati, nato vicino a Belluno, amasse il mare e come pochi altri sia stato in grado di rendere il mare. E d'altra parte è una commistione che ha una storia. Un triestino come Emilio Comici, alpinista, un veneziano come Giovanni Chiggiato, alpinista, chi va in montagna trova i rifugi con questi nomi. Oppure un altro personaggio importantissimo nella storia dell'alpinismo, Julius Kugi, che era un goriziano, poi vissuto a Trieste. Buzzati usa un artificio retorico, cioè quello di raccontare una storia vista attraverso gli occhi di uno piccolo insetto, di uno scarafaggetto, di un fuochista. Sono degli scarafaggi che stanno vicini alle fonti di calore, per questo hanno questo nome, che era a bordo dell'incrociatore Trieste quando l'incrociatore Trieste è affondato. L'incrociatore Trieste è varato qui nel 1926, allo stabilimento tecnico triestino, affondato nel 1943 alla Maddalena. E questo insettino racconta la storia, racconta questi attimi, rievoca gli attimi in cui l'incrociatore fu affondato. Ti porto un libro perché il mare dà la vita, il mare toglie la vita, il mare è vita.